Buongiorno a tutte, eccoci qui con un altro video che riguarda ancora le zucche, perché qualche ragazza mi ha scritto dicendo: ma si possono fare anche più piccole, si possono fare anche più grandi queste sottotazze? Sì, effettivamente possono essere più grandi o più piccole a seconda del filato che noi andiamo a usare. Allora, io vi ho insegnato a fare questo sottotazza. Bene, vediamo che cosa ho realizzato durante le mie prove. Vedete? Ad esempio, usando un filato più sottile, quindi qui abbiamo un filato numero 5, ecco, io ho realizzato con lo stesso modello un portachiavi. Vedete? Un portachiavi, poi sono andata a tagliare un po' di raso. Stoffa di raso un giallo un po' carico perché facesse un po' da contrasto e l'ho attaccato e riempito con della gomma piuma e quindi questo qui è diventato un portachiavi. Poi ho realizzato, allora voi sapete che per realizzare questo sottotazza noi abbiamo preso un cotone, come vi ho detto nell'altro video, che si poteva lavorare con il 2,5, però veniva troppo sottile. Infatti, ecco che cosa veniva. Lavorandolo da solo, vedete, quindi un filo unico, lavorandolo con il 2,5, veniva la zucca, viene piccola così. Che cosa possiamo realizzare con una zucchetta del genere? Semplicemente un puntaspilli. Perché no? Possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con il portachiavi, semplicemente imbottendolo e poi lo usiamo come dei puntaspilli. Vedete? Anche questo potrebbe essere un regalo carino per la nostra mamma o per delle nostre amiche che amano cucire e non sanno mai dove appoggiare, infilare gli aghi e gli spilli. Però oggi noi ci troviamo qui perché, oltre che come sottotazza, questa zucca, secondo me, è bellissima anche come presina. Ed ecco qui la mia presina, quella che io ho provato a realizzare. Però adesso la vedete anche un po' sporca perché io è da un po' di tempo che la sto usando. Ci ho fatto anche alcune torte di zucca. Infatti, se la giro, vedete, ci sono ancora dei residui di zucca. E, come l'ho realizzata? Ho realizzato questa presina facendo la parte davanti e poi tagliando una sagoma di panno Lenci. Però vedete, io non sono stata molto accurata nel poi realizzare il sottopunto, per cui se voi girate la presina vedete che i punti non sono proprio perfetti, lasciano molto a desiderare. E allora, come poter ovviare a questo? Semplicemente realizzando anche una seconda parte senza i buchi. Vedete? Eccola qua. Per fare la presina, che è il nostro progetto di oggi, abbiamo realizzato la parte davanti, questa con i buchi. E la parte dietro senza buchi. Allora, poi vi spiegherò anche come confezionarla. Ok, adesso andiamo innanzitutto a vedere come possiamo modificare questo schema andando nella parte dietro della presina, andando a tappare i buchi. Allora, io ho preparato uno schema per essere molto più veloci, speriamo che riusciate a capire quello che è scritto. Allora, quello che noi andiamo a modificare è il quarto giro. Nel quarto giro noi facevamo questi lavori qua, facevamo queste gallerie, no? Questi archetti. Allora, quello che rimane uguale nel quarto giro sono i tre punti bassi e le due catenelle, e cioè questi. Vedete? Quindi il primo archetto rimane uguale.
Dopodiché, invece di lavorare gli altri archetti, noi continuiamo una serie di punti alti per un totale di, andiamo a contare insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vedete, sul sedicesimo punto alto torniamo a lavorare come lavoravamo nello schema originale. Facciamo 2 catenelle e un punto basso. Stessa cosa si deve fare poi per l'altra metà della zucca. Ok? Quindi noi abbiamo fatto l'ultimo punto alto, 2 catenelle, un punto basso, poi si lavorerà ancora 1, 2, 3, 4 punti bassi, si ripartirà dalle 2 catenelle, primo punto alto, e si lavorerà altri 15 punti alti. E questo è il risultato. Vedete? Invece di avere i buchi, abbiamo tutto chiuso. Ok? Bene. Però dopo dobbiamo lavorare anche il quinto giro. E allora la stessa cosa di prima, noi partiamo sempre con la stessa lavorazione del progetto originale, quindi abbiamo 3 punti bassi e 3 punti alti e poi andiamo a sviluppare questa lavorazione. Io vi lascio lo schema così potete controllare e lavorare tranquillamente. Poi finiamo con i 3 punti alti nelle 2 catenelle sottostanti e questo è lo stesso lavoro dello schema originale. Allora, fin qua siamo arrivati. Spero che questo l'abbiate visto bene. Adesso lo spostiamo per spiegare come fare il resto. Allora, innanzitutto, per riuscire a fare una presina così, bisogna prendere un po' di stoffa, un po' di raso. Io in questo caso l'ho preso un giallo un po' carico perché faccia da contrasto. Vedete? Poi andiamo a posizionare la nostra presina sulla stoffa, segniamo il contorno, tagliamo e quindi voilà. Abbiamo questa stoffa. Come andiamo a posizionarla all'interno della presina? Semplice. Faremo semplicemente, useremo semplicemente la nostra colla a caldo, facendo attenzione però a tagliare la stoffa un po' più piccola del nostro lavoro e andando a posizionare la colla, poi ve lo faccio in diretta, non sulle ultime, sul sesto giro, su queste catenelle, perché ci serviranno per unire il lavoro, ma semplicemente un po' sotto. Adesso vi farò vedere. Ecco, vedete? Io ho posizionato la nostra presina a faccia in giù, taglio i pezzi di cotone in eccesso, posiziono la nostra stoffa di raso a faccia in giù, perché così vedete il lato brillante poi appare attraverso gli archetti. Allora, cerco di capire se la stoffa è ancora troppo, sporge troppo, vedete qui sporge troppo, per cui andiamo a tagliare l'eccesso perché, come spiegato prima, la colla a caldo deve essere messa non proprio vicino all'ultimo giro di maglie basse, perché sennò poi non si riesce più a
a unire le due parti. Vediamo se riusciamo. Quasi. È un lavoro di pazienza, però se abbiamo pazienza, poi i risultati si vedono. Quindi non lesinate sulla pazienza. Sembra che adesso possa andare. Noi prendiamo la nostra colla a caldo e iniziamo a posizionarla. Io ho sempre il problema che questa pistola non va tanto bene. Un giorno mi deciderò a comprarne una nuova. Ecco, vedete? Io posiziono la colla lì e poi pian pianino non premo tanto perché essendo cotone potrebbe essere che la colla esca dai buchetti sottostanti. Ecco fatto. Vedete, continuiamo così a circa mezzo centimetro dal bordo. Ovviamente, per farla star ben ferma, noi ci preoccuperemo di fare una piccola incollatura anche al centro, così siamo sicuri che non si muove. Vedete? La colla non sbava se non schiacciamo, dobbiamo schiacciare il giusto. E pian pianino continuiamo così il nostro lavoro fino alla fine del cerchio della zucca. Ecco fatto, io ho finito il giro. Vedete? La prima parte del confezionamento l'abbiamo realizzata. Adesso cosa ci rimane da fare? Allora, adesso prendiamo la parte sottostante, anche qui eliminiamo i fili, il filo in eccesso, giusto per sicurezza, gli do una piccola incollatina. Bene. Adesso mettiamo la nostra parte superiore e iniziamo a lavorare il giro definitivo, tutto a maglie bassissime, quindi su ogni maglia sottostante noi andremo a lavorare una maglia bassissima. Vedete? Prendo la maglia della parte sopra, la maglia della parte sotto. Ecco fatto. E così uniamo i due pezzi e creiamo la nostra presina a forma di zucca. Vedete come il lavoro viene preciso. Vedete? Questo è un lavoro che potremmo dire perfetto, perché come dicevo prima, bello anche così, più veloce, però se qualcuno va a guardare un po' più, che se ne intende, eccetera, vede anche la lavorazione non è proprio perfetta. Ecco qua, abbiamo finito il nostro giro. Adesso tagliamo il filo e diamo un'occhiata a come è venuto. Vedete? Oserei dire che è perfetto.
Questa può definirsi una bellissima presina fatta e finita. Ok, adesso cosa ci rimane da fare? Ci rimane da fare soltanto il picciolo che io ho rielaborato, vedete, l'ho poi chiuso qui perché così si è formato l'anello per poter appendere al nostro gancetto. Bene, siamo pronti per fare il picciolo. Allora, qui abbiamo tagliato il filo. Io ho preso la mia lana, l'ho messa doppia perché effettivamente è troppo sottile. Prendo un uncinetto un po' più piccolo, questo era il 4 e mezzo, adesso prendo il numero 4. E dove andiamo a creare il nostro picciolo? Vedete che qui ci sono 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, io vado esattamente sopra e infilo la mia lana. Ecco fatto, e faccio 3 punti alti. Uno, due, tre. Nello stesso punto alto sottostante faccio un punto alto doppio. E adesso continuo così nel punto alto successivo, faccio altri 2 punti alti doppi. Ecco, qua ho fatto un pasticcio. Allora rifacciamo. Fatto. Quando si lavorano con i fili doppi è sempre un problema. Andiamo avanti così. Adesso sul terzo punto, quello successivo, è un po' difficile trovarlo perché, se vi ricordate, abbiamo lavorato molto fitto prima. Ecco fatto. Bene, siamo a 3, ancora 2. Quindi passiamo a quello successivo. E adesso non ci rimane altro che l'ultimo punto. Adesso dobbiamo creare l'anellino. Vi ricordate questo? Per fare ciò andiamo a lavorare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5,
10. E adesso con un punto bassissimo andiamo ad agganciarle nel nostro ultimo punto che abbiamo lavorato. Punto bassissimo, vedete? L'anellino è stato creato. Dobbiamo un po' rinforzarlo perché così è molto leggero. E allora non facciamo altro che girare il lavoro. Giriamo il lavoro e andiamo a rinforzare le nostre 10 catenelle, come facendo andando a lavorare in ognuna delle 10 catenelle un punto bassissimo. Vedete? E adesso non facciamo altro che andare ad agganciare con un punto bassissimo il nostro lavoro, lo andiamo ad agganciare sulla catenella del punto alto sottostante, tagliamo il filo e andiamo con un ago o anche senza, se ce la fate, a saldare questo filo volante. Siamo sul retro della presina e andiamo a saldarlo così. Ecco, vedete? Adesso possiamo tagliarlo. La stessa cosa faremo con questo che è rimasto fuori e con questo. E voilà, adesso giriamo la nostra presina e la nostra presina è terminata. Vedete? E rispetto a questa, vedete? È decisamente fatta meglio. Grazie a tutti per avermi seguito fin qua e se volete qua sotto metterò l'indirizzo per poter scaricare lo schema degli ultimi due giri che ho modificato. Grazie ancora, grazie per i like che vorrete lasciare e a presto.